Ciao a tutti, due parole sulla visita di Matteo Salvini di qualche giorno fa a Mosca. Ho letto la notizia sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, dove veniva presentata quasi come una mostruosità andare a far visita a Putin in Russia. Dopo non so, della verità, come ha reagito la stampa italiana, ho cercato, quando era ancora ieri o l'altro ieri, ho cercato in un paio di quotidiani, La Repubblica e il Corriere, sui siti, e non l'ho trovata la notizia, quindi forse non è stata presentata così in maniera importante come nel Fatto Quotidiano. Perché voglio parlare di questa visita? Beh, perché ovviamente a qualcuno è nato il sospetto, ma che ci va a fare Salvini in Russia? Forse in qualche maniera c'è un accordo anche di natura economica, magari c'è un qualche finanziamento che viene dal Cremlino alla Lega Nord. C'era già stato questo sospetto alcuni mesi fa, credo. In passato c'era già stato e mi ricordo che Salvini aveva già negato, però ovviamente bisogna vedere quanto conta la sua parola. Ma parlo di questo perché secondo me è una cosa anche da tenere in conto per le elezioni. Man mano che si avvicinano le nostre elezioni, secondo me spunteranno sempre più le voci di finanziamenti alla Lega Nord da parte non so, forse di Russia Unita, il partito di Putin o comunque dalla Russia in generale, e ovviamente sarà presentata come una colpa, come dire, un punto oscuro nella Lega. Beh, e devo dire in tutta franchezza che, pur essendo io mi ritengo un sostenitore di Putin, pur essendo io un sostenitore di Putin, se un partito italiano fosse finanziato dal Cremlino, beh, anche a me farebbe una certa impressione negativa. Perché? Non perché sia la Russia, ma perché qualsiasi finanziamento dall'estero io lo vedo in maniera molto, molto sospetta, perché dovrebbero finanziare un partito di un altro paese. Certamente la Russia fa i suoi interessi, non quelli degli stati esteri. Così vale per tutti gli altri paesi. Anche se fosse un partito finanziato dagli americani, sì, non mi piacerebbe comunque. Allora, cosa voglio dire? Bene, tutto sommato, quello che voglio dire è, tendenzialmente io consiglio di non credere a queste voci. Perché? Perché non avrebbe senso che fosse così. I russi sanno benissimo che nel momento in cui loro dessero dei finanziamenti a un partito straniero, questo partito verrebbe delegittimato in maniera automatica. Lo sanno benissimo perché ne hanno esperienza in Russia. In Russia ci sono partiti e mezzi di informazione dell'opposizione che nel momento in cui si scopre che sono finanziati o dall'Europa o dagli Stati Uniti d'America o da fondazioni magari di Soros o di altri, comunque non russi, beh, immediatamente questi perdono consenso, perdono credibilità e questo i russi lo sanno benissimo e non credo proprio che farebbero lo stesso errore. Ecco, questo è quanto. Io credo che col passare dei mesi, man mano che si avvicinano le elezioni, sentiremo parlare sempre più di queste storie, sia per quanto riguarda la Lega, sia per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle e magari anche altri, chi lo sa. Però, insomma, teniamo i piedi posati per terra e chiediamoci chi avrebbe beneficio di fare queste cose. Buona giornata a tutti, ciao ciao!